Sostanzialmente un tipico luogo comune insinua che i cittadini italiani siano poco attenti al bene comune e si disinteressino della cosa pubblica. Quest'oggi l'amministrazione dei cittadini, invece, smentendo tali dicerie, desidera onorare con l'intitolazione di questo giardino la memoria di un semplice cittadino che ha contribuito, forte della sua passione civile, al miglioramento del volto di questo quartiere, riuscendo a dare voce ai reali bisogni dei suoi residenti. Mi riferisco in questo caso naturalmente ad Antonio Gamba, che è stato uno dei fondatori ed animatori del comitato spontaneo del quartiere Città Giardino, quando ancora non erano nate le circoscrizioni. Antonio si è distinto nel coordinamento e nella promozione di iniziative che miravano alla riqualificazione della zona, come l'importante ristrutturazione della Cascina Giaione, attuale sede della circoscrizione seconda. Ma soprattutto chi ha avuto la fortuna di averlo conosciuto ricorda di lui la sua predisposizione ai rapporti umani, all'ascolto delle esigenze altrui, quel suo modo gentile di trattare tutti come suoi amici. Con questa intitolazione Torino vuole ricordare un uomo che ha saputo tessere rapporti umani di amicizia e di solidarietà, qualità importanti da difendere e trasmettere alle nuove generazioni. Grazie mille. Ricordare Gamba vuol dire per me tornare indietro di anni e ricordare quello che è stata l'esperienza civile di questo quartiere, che continua, perché ci sono ancora oggi risorse e richieste di partecipazione. Gamba ci ricorda proprio questo, un altro periodo della politica e della società, in cui davvero l'impegno civile, l'interesse al bene comune era vissuto e visto prima di tutto come parte dei cittadini. Lo Stato, l'istituzione non è una cosa lontana, è quello che noi facciamo e contribuiamo a fare tutti i giorni. Cosa dire, dopo tante belle parole dette in onore di mio padre non mi resta molto da dire, se non veramente ringraziare di cuore tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa intitolazione, del giardino e di questa bella giornata. Vorrei ringraziare moltissimo gli amici del Comitato di Quartiere e della redazione del Q12, e in particolare il signor Bernardi e il signor Sabato, che hanno dato inizio a questa bella idea, raccogliendo un sacco di firme e portando avanti negli anni con determinazione in comune la richiesta, continuando a seguirla sino ad arrivare a questo bel risultato. Un grazie speciale agli amici della montagna, che ci sono sempre stati molto vicini, a me e a mia mamma, e agli abitanti tutti di Città Giardino, che ci conoscono da tanti anni e che molti di loro sono qua presenti. Veramente grazie a tutti gli intervenuti a questa bella giornata, a questa bella festa. Io direi in conclusione che le tante firme, quasi 1000 firme che sono state raccolte dai concittadini per poter sostenere questa intitolazione del giardino ad Antonio Gamba, sono la testimonianza dei valori che lui ha saputo trasmettere e diffondere. Devo dire inoltre che questa cerimonia ne è la giusta e doverosa riconoscenza. Grazie mille.